Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi faremo uno dei classici della tradizione italiana, la versione originale della ricetta della pasta e zucca. È un'antica ricetta napoletana, davvero interessante, intrigante, perché ha una tecnica di cottura particolare, il sapore è davvero molto molto buono. E oggi facciamo, come vi ho detto, appunto la versione originale. Poi ci sono tante varianti che si possono fare, per esempio con l'aggiunta del guanciale, l'aggiunta della pancetta, l'aggiunta della salsiccia, eccetera eccetera eccetera, il pepe, questo, quello. No, oggi ci atteniamo alla ricetta originale. Poi nei prossimi giorni, magari se mi avanza ancora, se trovo ancora della zucca, farò anche una di quelle versioni che sono quelle che fanno parte della mia, del mio percorso personale, della mia tradizione, di quella che è roba mia addosso, che ho tutta quanta io qua in questo corpiccione, che magari vi piacerà lo stesso, non lo so. Comunque, allora, oggi ricetta originale napoletana, pasta e zucca. Al più pronti? Sigla e cominciamo la nostra preparazione. Olè! Vediamo dunque quali sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per realizzare questa deliziosa ricetta. Ovviamente pasta e zucca. Sì, che tipo di pasta? Questa qui è la pasta mista, pasta spezzettata, ok? Ed è una ricetta povera, ma è proprio questo il tipo di pasta che ci vuole per questa ricetta povera. In questo caso ne ho bisogno di 250 grammi, poi 500 grammi di zucca, quindi, però pulita, quindi il doppio del peso della pasta. In questo caso io di questa zucca, che pesa 1 kg e 200 grammi, ne utilizzerò solo metà. Ricordatevi che sto parlando di peso di zucca pulita, ok? Quindi bisogna eliminare tutti quanti gli scarti per poter poi ottenere la parte che a noi interessa, che sono questi cubotti fondamentalmente, ok? Quindi su 250 grammi di pasta abbiamo bisogno di 500 grammi di cubotti di zucca pulita, così. E intanto avete visto come si pulisce e come deve essere tagliata. Ma andiamo avanti con la lista degli ingredienti. Ci servirà poi uno spicchio d'aglio, un peperoncino, un pochino di prezzemolo. Ultimi due ingredienti: dell'olio extravergine di oliva di alta qualità e il sale. Stop! Non serve né formaggio né null'altro. Facciamo un piccolo passo indietro riguardo alla pulizia della zucca, perché qui sta uno dei tanti segreti. Come vi ho detto, io ne utilizzerò solo metà. Allora, prima di tutto bisogna con un cucchiaio eliminare tutti quanti i semi, quindi la parte interna. Dopodiché, e ve lo faccio vedere, cercate di utilizzare un coltello grande per poter fare questo tipo di lavoro, ok? E non utilizzatelo mai con la lama verso di voi, quindi sempre verso l'esterno. Vedete? Come in questo caso, vedete? Come viene via facilmente. Siate delicati, perché guardate, anche se la buccia è bella coriacea, viene via facilmente. Soprattutto nella parte finale della pulizia si ha la tentazione di utilizzare la lama del coltello verso di sé per fare questo taglio, cioè quindi per fare questa pulizia. Ecco, è una cosa che assolutamente non bisogna fare. Fate sempre tutto verso l'esterno, ok? Poi utilizzate un coltello grande, non mi fate vedere con quei coltellini piccolini che servono per mangiare, non servono per lavorare delle cose grosse come questa. Cioè, una cosa grossa ha bisogno di un coltello grosso, ok? Quindi guardate in che modo si va a tagliare facilmente la zucca senza fare chissà quale grande sforzo, e si ottengono questi meravigliosi cubetti. Perfetto. Ora, come vi dicevo in precedenza, uno dei tanti segreti di questa ricetta è lavare i cubotti di zucca dopo che li abbiamo tagliati, quindi dopo che li abbiamo ottenuti. Guardate l'acqua, vedete? Ecco, quella che vedete all'interno dell'acqua è quella parte un po' appiccicosa, quella parte che si può chiamare macchia, ok? È la macchia della zucca. Ecco, eliminata questa, abbiamo eliminato il 60% dell'eccesso di dolcezza della zucca, ok? Molto semplice. Bisogna lavarla per bene e poi lasciarla scolare. Quindi prendere uno spicchio d'aglio, lo schiacciamo, eliminiamo la pellicina, vedete, in questo modo,
E lo lasciamo così, vedete, aperto, che possa rilasciare il suo profumo, il suo sapore, il suo aroma. E lo mettiamo all'interno di una padella. Aggiungere olio extravergine di oliva e poi aggiungere anche del peperoncino al gusto. Quindi cominciare il soffritto a fuoco medio. Quando l'aglio risulterà bello dorato, è possibile aggiungere i cubotti di zucca. Non vi preoccupate se sono ancora un po' bagnati, se c'è ancora un pochino di acqua. L'importante è che non ci sia molta acqua in questa prima fase, ok? Fra i tanti, il vero segreto di questa ricetta è qui e adesso ed è il prezzemolo. E qual è lo scopo del prezzemolo? Come vi ho detto in tantissime altre preparazioni, il prezzemolo generalmente si inserisce a crudo nella parte finale. Però se si dovesse inserire durante la fase di cottura, che cosa succede? Che rilascia una tonalità amarognola. E questa tonalità amarognola, che cosa va a fare in questa ricetta? Va a bilanciare, quindi ad annullare l'eccesso di dolcezza della zucca. Quindi renderà questo piatto gradevole praticamente a tutti e non avrà più quella dolcezza stucchevole che ha la zucca se non ci fosse questa nota amarognola del prezzemolo, che non si sente perché uno annulla l'altro. Altra cosa importante, vedete che ho qui una pentola con dell'acqua e acqua calda, l'ho portata a bollore, poi ho spento il fuoco e intanto vado avanti qui con la cottura dei cubotti di zucca. A questo punto aggiungere del sale. La quantità di sale da inserire è un po' abbondante, nel senso che dovrà essere quella sufficiente anche per salare la pasta, quindi nell'acqua che abbiamo a fianco non bisogna mettere sale, deve essere solo esclusivamente acqua, ok? Il nostro obiettivo adesso è quello di far concentrare e intensificare i sapori della zucca, quindi il sapore della zucca. Quindi dobbiamo caramellizzarla un pochino nella parte esterna di questi cubotti. E dobbiamo farla disidratare per bene. Il sale aiuterà anche a questo scopo. Quindi diciamo che i primi 7 minuti dobbiamo cucinarli così, senza coperchio, a fuoco medio. Trascorsi questi 5-7 minuti, questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Vedete come risultano i cubotti di zucca? Bene, a questo punto abbassiamo il fuoco e mettiamo il coperchio e continuiamo la cottura per altri 5-6 minuti a fuoco basso, però con il coperchio. Che cosa succederà dopo che mettiamo il coperchio? Vedete? La condensa ricadrà sopra la zucca e gli permetterà di cucinarsi perfettamente anche all'interno. Quindi la parte esterna l'abbiamo fatta caramellizzare, avrà creato un sapore, un aroma e la parte interna adesso diventerà la parte della crema. Che andrà poi a legarsi con la parte esterna, quindi due sapori della stessa zucca diversi. Se avete il coperchio di vetro come quello che ho io, vi accorgete quando la zucca è pronta perché risulterà meno condensa sul coperchio, ok? Altrimenti aprite, chiudete, controllate. La zucca è pronta nel momento in cui comincia a sfaldarsi per bene e diminuisce sostanzialmente la quantità di vapore che esce fuori dalla pentola, ok? Ok, quindi che cosa significa? Che praticamente l'abbiamo fatta disidratare per bene. Eliminare anche lo spicchio d'aglio e poi aggiungere dell'acqua. Ovviamente quest'acqua deve essere calda, ok? La quantità di acqua da aggiungere anche qui è relativa, nel senso che se ne aggiungete anche un mestolo in più non succede assolutamente niente. Io in questo caso quella che vedete è quella che ho messo. Serve giusto per coprire un po', i cubotti di zucca, ok? E permettere così la loro cottura. Teniamo anche in questo caso il fuoco medio, mettere il coperchio e cuocere fino a quando la zucca non si sfalderà per bene, quindi non abbiamo bisogno di utilizzare un mini pimer, ma dobbiamo portare la zucca a cottura, che è una cosa completamente diversa. È facile, no? Prendiamo un mini pimer, frulliamo il tutto e voilà. No, dobbiamo cucinarla la zucca. Fantastico, guardate. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Ora, che cosa facciamo? Facciamo cuocere ancora quei 2 o 3 minuti perché dobbiamo far ridurre ancora un pochino il tutto, perché dobbiamo far concentrare ancora per bene il sapore. Quindi, ottenuto questo risultato, guardate, vi faccio vedere,
C'è anche qualche piccolo micro pezzettino di zucca che ancora non si è sciolto perfettamente, ma lo vedete, è morbidissimo, è fantastico. Perfetto. Guardate, guardate. Ok, a questo punto che cosa facciamo? Aggiungiamo l'acqua per cuocerci poi la pasta, ok? Non ne aggiungete tantissima, aggiungetene piuttosto in 2 o 3 volte. Quindi io adesso sto mettendo 3 mestoli di acqua, ok? Metto il coperchio, mescolo ovviamente il tutto, metto il coperchio e aspetto che arriva perfettamente a bollore. A questo punto anche l'altra acqua che ho al lato la riporto a bollore in maniera tale che se dovessi poi aggiungerne ancora, me la trovo alla stessa temperatura, quindi non vado a creare problemi di temperatura durante la fase di cottura della pasta. Fantastico. Dopo aver calato la pasta, mescolato bene il tutto, mettere il coperchio e procediamo in questo modo. I primi 4 minuti li cuciniamo senza praticamente neanche toccarla. Dopodiché verifichiamo la quantità, di crema, di acqua che c'è all'interno della pentola. Vedete? È bella cremosa, però la pasta è a praticamente metà cottura e allora che cosa facciamo? Aggiungiamo dell'altra acqua calda, molto semplice, non tantissima, ve l'ho già detto, un po' alla volta. Quindi mescoliamo bene il tutto e rimettiamo il coperchio. Se per caso quando ci avviciniamo a fine cottura ci dovessimo rendere conto che abbiamo messo troppa acqua, non vi preoccupate, non disperate. Mettete il coperchio semiaperto e alzate un pochino di più la temperatura, ok? Quindi alzate un pochino più la fiamma e che cosa succederà? Che la parte eccedente di liquido, quindi di acqua che avete inserito, evaporerà. La cosa importante è, mi raccomando, tenete d'occhio che abbia sempre questa struttura. Cucinate la pasta 1 minuto meno del tempo indicato in confezione. E ricordatevi che un pelo più liquida sempre deve essere all'interno della pentola perché poi la pasta, anche quando spegniamo il fuoco, tenderà ad assorbire parte dei liquidi. Quindi se la lasciamo perfetta come visivamente ci potrebbe apparire all'interno della pentola, quando poi la mettiamo nel piatto ci risulterà una pasta che è un blocco unico, ok? Ricordatevi sempre questa cosa, sempre all'interno della pentola un pochino più liquida. Perfetto, è pronta. Spegnere il fuoco e lasciar riposare il minuto che mancava al tempo di cottura indicato in confezione. In questo caso erano 9 minuti, io l'ho cucinata per 8 minuti. Poi ho spento il fuoco e la lascio così all'interno della pentola. Che cosa succederà? Che si andrà ad assestare, ad armonizzare, i sapori diventeranno più morbidi, ok? Quindi dopo la fase di riposo è possibile andare ad impiattare. E va bene ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto, molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato e che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio, mi consenta. Lo quiero mucho, ciao! Ragazzi, guarda, non stiamo lì a cincischiare troppo, voglio solo farvi vedere la perfezione, la cremositaggine, l'equilibrio fra zucca e pasta, ok? E poi la mia domanda, my question is, sarà buona o non sarà buona? Fra l'altro questa è anche una ricetta vegana, ok? Quindi la vera ricetta originale napoletana è vegana. Come sarà? Come sarà chiusa? È terribilmente buona. La cosa pazzesca è che la logica di cottura la priva di quell'eccesso di dolcezza, proprio perché la punta di amaro rilasciato dal prezzemolo e quell'abbraccio di peperoncino serve proprio per bilanciare la dolcezza della zucca. Quindi non è soltanto una ricetta buona, ma buona, 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 è vegana, ma soprattutto è sana, 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 sana. Come si dice, sana sana, inderendera. Ragazzi, no, faglielo vedere, va. Cioè, veramente, veramente, assolutamente da provare. Poi, la prossima video ricetta vi farò, mamma mia, ma che buona che è. La mia versione, che non è la ricetta originale, sarà una ricetta, una versione mia. Ah, no. Brucia, ammazza se brucia.
come si direbbe, ma perché quando fai così tu non ti avvicini così, saluto e vado? Picca, vieni picca. Qua brucia o picca? Tutte e due. Lo dico la musica, alla prossima video ricetta mette meno per un giro. Oh, mamma mia, guarda, veramente piace a me, buona, ciao, ciao.